In una parola, capolavoro. L'Aquila di Zavettieri riscatta in un colpo solo i 4 gol di una settimana fa per mano del Pisa, stendendo la vice capolista a Spal per 3-0. Risultato super meritato e impronosticabile alla vigilia. È la vittoria di Zavettieri e del suo gruppo, apparso pimpante nel primo tempo e attento nella ripresa. 3 punti che lanciano l'Aquila a quota 15 e soprattutto lasciano a bocca aperta per la qualità del gioco mostrata in Emilia. Zavettieri cambia forma ai rossoblù per la sfida alla Spal. Si parte con un inedito 3-4-3 nel quale ritrova il posto da titolare Capitan Pomante in difesa assieme a Maccarrone e Zaffagnini. A centrocampo, complice la botta subita nella rifinitura da Scrugli sull'out di destra, a sorpresa gioca a Triarico. Una rinascita per lui sotto la cura Zavettieri e Pedrelli a sinistra. In mezzo al campo Corapi e Del Pinto. Nel reparto avanzato confermato il trio di Pisa con Pacilli, Perna e San Domenico. Dopo il primo quarto d'ora di studio, l'Aquila passa in vantaggio. Pedrelli dalla sinistra rientra sul destro, cross liftato su cui si avventa Super Mario Pacilli. Secondo gol in campionato per il gioiello di Torano che dà così una testata alle critiche alquanto ingenerose di alcuni organi di stampa nelle scorse settimane. Nel replay ancora il movimento d'attaccante di razza di Pacilli che beffa così Menegatti attaccando il primo palo. C'è solo una squadra in campo, passano scarsi 5 minuti ed è calcio champagne a Ferrara. Perna, attacco alla Ibrahimovic per Pacilli, assist di piatto per San Domenico in verticale che timbra il quarto centro stagionale. 2-0 l'Aquila e Spal tramortita. Nel rallenti l'azione da far rivedere ai ragazzini delle scuole calcio, 4 tocchi per andare in porta. Con San Domenico che con un tocco morbido beffa in uscita Menegatti. San Domenico è scatenato, pochi minuti più tardi, giocata sulla sinistra, va sul fondo, mette al centro, deviazione di Aldrovandi che chiama alla gran parata Menegatti. Minuto 35, l'Aquila cala il tris. Corapi lavora palla sulla sinistra, imbucata in orizzontale per Del Pinto, tocco per San Domenico, cross morbido con il ginocchio, correzione vincente, udite udite, di Raffaele Perna. Primo gol in campionato dopo 11 giornate per l'attaccante napoletano, che pone fine così a 2 mesi da incubo. Perna galvanizzato dal gol a fine primo tempo, tocco geniale ancora per San Domenico che stavolta si fa ipnotizzare da Menegatti in uscita. Ancora l'Aquila sul finire di tempo, d'azione d'angolo, colpo di testa di Maccarrone che sfiora nuovamente il gol come sabato scorso, grande risposta di Menegatti. Inizia la ripresa al minuto 58, fallo dubbio di Maccarrone al limite su Gentile, giallo per il centrale siciliano che diffidato sarà così costretto a saltare la prossima gara con la Carrarese. Sulla punizione però nulla di fatto. Girandola di cambi entrano per l'Aquila Ceccarelli e Di Mercurio, proprio quest'ultimo lavora palla in mezzo a due, prosegue l'azione Ceccarelli in area, palla all'indietro, Corapi a botta sicura si fa rimpallare la traiettoria di tiro. Senza alcun vero pericolo per la porta di Zandrini finisce così, 3-0, applausi per l'Aquila, fischi per la Spal. I rossoblù tornano a casa con 3 punti, il primo gol in campionato di Perna, il ritorno al gol di Pacilli è un nuovo modulo che ha dato risultati inaspettati. Ora non resta che confermarsi sabato prossimo quando arriverà al Fattori la Carrarese.